Viaggio nel cuore della vita, qui e altrove. Space, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. La Terra e la vita sulla Terra sono elementi inesauribili di esplorazione e scoperta. Il genio umano è riuscito ad andare oltre lo spazio intorno a noi, verso il cosmo. Noi astronauti, in primo luogo, siamo esploratori, andiamo, viaggiamo, questo è ciò che ci piace fare. Ci piace scoprire cose nuove, siamo curiosi. L'esplorazione spaziale non è altro che la ricerca di cose nuove, una scoperta in grado di soddisfare la nostra curiosità che abbiamo avviato decine di migliaia di anni fa. L'Atomium di Bruxelles è il simbolo stesso di un'Europa rivolta al futuro. L'astronauta Frank Devine ha diretto la commissione tecnica di preparazione della conferenza sull'Europa e l'esplorazione dello spazio, programmata nella capitale belga per il 21 ottobre. Una conferenza per definire la visione globale e i piani strategici su un tema diventato ineludibile, l'esplorazione spaziale. L'Europa non può rimanere al di fuori dei dibattiti attuali che si svolgono negli Stati Uniti con la politica della nuova amministrazione Obama, in Russia, in Cina che ha grandi ambizioni, in India, in Giappone. È essenziale che l'Europa abbia un suo ruolo in campo internazionale, ecco il motivo di queste conferenze, che sono conferenze politiche di livello ministeriale, per sviluppare ed elaborare un piano che permetta all'Europa di avere il suo posto negli accordi internazionali sull'esplorazione. Internazionale dell'esplorazione. L'Agenzia Spaziale Europea e l'Unione Europea vogliono definire una politica comune per l'esplorazione del nostro sistema solare. C'è Marte, naturalmente. La politica spaziale non può ignorare il pianeta rosso. Ma prima si concentrerà su una sorta di vecchia conoscenza, la Luna, senza dimenticare questi corpi celesti e misteriosi, gli asteroidi. E ancora la Stazione Spaziale Internazionale, in orbita a 400 km attorno alla Terra. La vita nella Stazione Spaziale Internazionale è meravigliosa. È possibile lavorare con colleghi internazionali, puoi guardare attraverso la finestra per ammirare il nostro bel pianeta, lavori con migliaia di colleghi sulla Terra che ti supportano e alla fine del giorno ti senti realizzato. Frank Devine è il primo astronauta europeo e comandante dell'ISS, un prezioso strumento per far progredire la ricerca grazie alla microgravità e sperimentare sistemi indispensabili per i viaggi spaziali di lunga durata. La stazione spaziale è ora in orbita, è il primo passo in questo importante programma di esplorazione. Alcuni stati hanno investito molto per avere la stazione spaziale ed è ora di trarre maggiori benefici, sviluppando una serie di tecnologie che permettano di andare oltre, incentivando la cooperazione internazionale anche al di là degli attuali partner. Questa stazione è un contributo fondamentale al programma di esplorazione. L'ISS è in piena funzione operativa. Il primo passo sarà il ritorno dell'essere umano sulla Luna, un'operazione che richiederà un'ampia collaborazione internazionale dal punto di vista finanziario e tecnologico. La Luna, anche se vicina alla Terra, porta con sé molte incognite. La sua composizione minerale, l'esistenza o meno di acqua in forma gassosa o di ghiaccio. Come astronauta desidero camminare sulla Luna, ma mi piacerebbe farlo in un contesto internazionale. Insieme ai nostri partner possiamo andare lì per sfruttare realmente la Luna, non solo per andare e piantare la bandiera come 40 anni fa. In quel momento era un programma assolutamente importante, ma ora dobbiamo farlo avendo un progetto più sostenibile. Costruiremo una base sulla Luna. Avremo una stazione, un po' come la Stazione Spaziale Internazionale, ma sulla Luna, in modo da poter viaggiare avanti e indietro e sfruttare la Luna con tutti i partner internazionali, per il bene di tutto il genere umano. E Marte? L'esplorazione umana del pianeta rosso richiede lo sviluppo di tecnologie complesse,
ma sarà possibile beneficiare del fatto che ogni 2 anni, data la sua orbita eccentrica, Marte non dista più di 55 milioni di chilometri dalla Terra. Abbiamo deciso con la NASA di tentare tutte le possibilità. Ogni 2 anni andremo insieme su Marte. Nel 2016, poi nel 2018, partiranno 2 missioni chiamate ExoMars per esplorare Marte. Le missioni robotiche, come ExoMars, puntano a scavare la superficie di Marte per cercare di rispondere a 2 domande. L'esistenza della vita passata su Marte in forma batterica e anche per sapere dove e in quale forma trovare l'acqua. Gli scienziati sono convinti di trovarla. Il maggior costo di un'esplorazione è quello di trasportare anche un solo chilo in più dalla Terra alla destinazione. Quindi se si possono usare materiali sul posto per evitare il trasporto di acqua, aria e di tutto ciò di cui un uomo ha bisogno per vivere, sarà molto meglio che trasportare questo peso dalla Terra. Questa è un'area in cui l'Europa possiede un grande vantaggio. A bordo dell'ISS esistono tecnologie che permettono di fornire fino al 50% delle necessità vitali. Ogni società che ha smesso di esplorare ha smesso di progredire. Ce lo dice la storia, per questo abbiamo bisogno di continuare a esplorare e l'Europa ha una storia grande di esplorazione. L'essere umano ha voluto esplorare cose nuove, guardare cosa c'è dietro l'angolo per vedere cosa c'è là fuori. È per questo che oggi continuiamo ad esplorare lo spazio, ad andare oltre, dove non siamo mai andati prima. Per continuare, gli europei devono essere in grado di parlare con una sola voce, in termini politici e tecnologici. Il calendario non è il nostro, c'è un calendario mondiale e l'Europa non può stare ferma a guardare perché non deve perdere il treno al momento della partenza. L'esplorazione dello spazio è un motore per l'industria e garantisce ricadute tecnologiche essenziali. Per andare avanti dobbiamo garantire tutti i progressi tecnologici, tutti i progressi che faremo permetteranno all'industria di sviluppare nuove capacità e migliorare così la propria competitività. Bisogna approfondire le tecnologie e puntare a svilupparne di nuove in modo da poter dire al momento opportuno, bene, queste sono le pietre che possiamo portare sulla scena internazionale e fare in modo che l'Europa abbia il suo ruolo.